Manica, qua ragazzi, qua sono Giulicato, sono Sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo squad builder, ma che è uno squad builder abbastanza particolare. Innanzitutto perché è costituito da giocatori che mi avete consigliato voi sulla pagina Facebook. E poi secondariamente ve lo presenterò in maniera un po' diversa, perché infatti questa squadra io non l'ho ancora utilizzata. O meglio, ho utilizzato qualche volta qualche singolo di questa squadra, ma tutta nel complesso non l'ho ancora utilizzata. Perché? Perché mi è stato detto sempre sulla pagina Facebook di prima provarci a fare in live delle partite e poi per poi andarvi a dare dei giudizi a fine video. E quindi ho detto, ma dobbiamo provare anche in questo modo. Comunque, prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare kit di FIFA. E poi volevo solo dire che questo è il quarto video che faccio in un giorno e veramente inizio ad essere veramente stanco. Però tecnicamente parlando è l'ultimo della giornata e il Dulcis in fondo è il più importante, si sa. Comunque, allora, io direi di partire subito. Vi presento un attimo la squadra. Allora, in porta utilizziamo Team Howard, Man of the Match. Ovviamente ragazzi, voi non avete crediti per comprare tutta questa squadra, diciamo, o meglio tutte le versioni che utilizzo io di questa squadra, potete prendere sì gli stessi giocatori, ma ovviamente magari non Man of the Match, solamente in forma, se non addirittura normali. Quindi partiamo subito. In porta utilizzo Howard, pagato la bellezza di 325.000 crediti. Come due difensori centrali utilizzo Distin e Brooks. Brooks ragazzi era anche la versione di Man of the Match, solamente io adesso non avevo i crediti disponibili, che però sembrava una bestia, infatti appena riuscirò a prenderla la prenderò perché voglio provarla assolutamente. Come terzino sinistro utilizzo Digne, come terzino destro Pekarić pagato solamente 550, invece Digne lo utilizzo in forma e l'ho pagato 57.000 crediti. Come centrocampista offensivo centrale utilizzo da una parte il magico James Rodriguez, pagato la bellezza di 261.000 crediti. Vabbè, non vi sto a dire quanto è forte perché ormai lo utilizzo in quasi tutti gli squad builder. Poi come altro COC utilizzo De Bruyne o De Bruin, International Man of the Match, anche lui non l'ho mai provato e lui mi ispira un macello perché 5 stelle di piede debole e 4 stelle di mossa abilità non si vedono tutti i giorni. Come due CDC utilizzo da una parte Matuidi e dall'altra Gundogan. Invece i due ATT sono ovviamente Ibrahimovic, perché io non so se ve l'ho mai detto, l'ho appena ricomprato perché se vi ricordate un po' di tempo fa nel club ce l'avevo. Ibrahimovic secondo me è un giocatore buggato, ed è buggato ed è un 89, quindi pensate quanto sia forte. E invece a fianco di Ibrahimovic che troviamo il magico Mlapa, che ora come ora io sto preferendo di Barbu. In 19 partite mi ha fatto 10 gol e 5 assist, però prima lo utilizzavo in un modulo diverso. Perché infatti non vi sto presentando un 3-5-2 oppure un 4-3-3? Perché avevo voglia di cambiare il 4-2-2-2-2-2, era un modulo con cui mi ero trovato molto bene. Detto questo ragazzi, io direi di andare a fare le due partite di oggi. E ragazzi, andiamo a vedere la squadra del nostro avversario. E poi mi sono scordato di dirvi che secondo me È una delle migliori ibride, perché veramente mi è piaciuta. Poi volevo ringraziare perché appunto l'ho fatta anche su vostro consiglio. Io poi ho messo insieme un po' il tutto, ma se devo essere sincero, secondo me ne vale stratanti crediti ed è una delle mie, è una best hybrid, è una delle mie best hybrid. Subito James Rodriguez avanza in fascia, la va a mettere dove c'è Mlapa e che ci porta già in vantaggio al secondo minuto su 1-0. Dai. E tunze tunze dai e dai. Ibrahimovic per Mlapa. Mlapa entra in area. Oddio Ibrahimovic 2-0 al decimo minuto. Quanto mi piace sta squadra ragazzi. Quanto mi piace. Mamma mia Zlatanillo. Zlatanillo Ibrahimovic. Con le skill. Va avanti. Li scarta tutti. Zlatan andrà a metterla. Dove c'è Mlapa 3-0. Signori, mai avrei pensato che questa squadra fosse così forte. Mamma mia, al 18esimo già 3-0. Secondo sfidante di oggi, 4-3 della Ligue 1. Ma io direi di distruggere anche questo. Rodriguez ancora per Mlapa, Matuidi invece. No! Ibrahimovic fammelo, boom! 1-1. Buono, dai! Ibrahimovic vede De Bruyne. De Bruyne 2-1 al 51esimo. Mamma mia che sei forte sta squadra. Ragazzi, questa squadra è una bestia. Ovviamente i giocatori che mi sono piaciuti di più sono stati, vabbè, Ibrahimovic, Mlapa
e mi ha impressionato Brooks alla stragrande. Poi vabbè, Gundogan anche con me gioca sempre bene. Quindi, se avete i crediti di punto necessari, provatela. Se non li avete, ovviamente, ricordate di passare da FIFA Coin Stash. E no, a parte i scherzi, poi come sempre volevo ringraziare per tutto il supporto che mi sta dando. Ricordate di lasciarvi un bel mi piace e appunto, se volete avere le mie news, dato che adesso appunto questo qua sarà un video pianificato e io ora sarò in vacanza, andate dalla nella pagina Facebook. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente, palla al prossimo video, buon lavoro!